Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Insomma, che bisogna fare in questo momento? Bisogna andare alla città, al villaggio del ragazzo che ci ha salvato dalle ombre, dai fantasmi, dalle illusioni che ha creato questo posto. E quindi ora ha detto che ci farà conoscere la sua gente. È un ragazzo abbastanza socievole. Quindi, insomma, sembra che gli abitanti di questo pianeta siano tutti quanti molto socievoli rispetto agli altri pianeti che volevano solo eliminarci. Ma chissà che non sia solo una tattica. Da questa parte, ragazzi, arriviamo, se il gioco me lo permette. Io, come sempre, vado un po' da tutte le parti a esplorare perché voglio, insomma, godermi per bene quello che il gioco ha da offrirmi. Che poi sia in un'altra lingua, mi importa poco. Certo è che se fosse inglese già sarebbe qualcosina in più. E dal giapponese mi ci vuole un po' a tradurre, però chi cavolo se ne frega, ragazzi, oramai. Siamo arrivati a fine serie, finiamolo così, no? Siamo quasi arrivati. Bene, dice che dobbiamo fidarci, Arion. Secondo me lui non si fida. E forse fa proprio bene. Se non fosse stato per Panda, sarei stato mangiato da quella pianta di prima che ha fatto le illusioni. Ma perché non posso ancora usare il totem? Se non posso proteggere questo mondo, come posso proteggere Trina? Eccoci arrivati! Wow, è una fitta. Un fitto, non una fitta, è un fitto intreccio di case costruite sugli alberi. Voi ce l'avete mai avuto una casa sull'albero? Io no, perché anche vicino a casa mia era un po' difficile costruirci sugli alberi. Sarebbe crollato tutto dopo qualche ora. Su per giù. E poi il comune non ti faceva neanche costruire. Anche se erano di mia proprietà e stavano fuori dal cancello. Vabbè, un po' complicata la cosa. Benvenuti nel nostro villaggio. Wow, vivete davvero nel bosco? Davvero figo. Ragazzi, siete in ritardo. Potevi darci una mano nella strada? Glacia, ma che ci fai qui? Beh, sono arrivata qui in un'altra maniera. Non avete visto la scorciatoia che era nel bosco? Veramente non sapevamo di nessuna scorciatoia noi. Ho già trovato un alloggio ed è probabile che qualcuno venga a prendere. Ah, l'allenatore. E l'allenatore arriverà più tardi, ecco. Bene, bene, bene. Ok. Quindi, insomma, io direi di fare un giro di questo villaggio, no? C'è qualcosa che possiamo fare per te? Dunque, dunque. Ah, giocare a calcio! Calcio? Ma certo, no? Il calcio è il modo migliore per conoscersi. E lui ama il calcio e non vede l'ora di giocare con Arion. Qui c'è in gioco il destino dell'intera galassia. Non sei un po' nervoso di giocare con noi? Ma è un piacere per me poter giocare con voi a calcio. Più siamo, meglio è. Beh, allora penso che possiamo giocare a calcio, dai. Che aspettiamo? Ah, va a chiamare il suo popolo, ok. Vado a chiamare i miei amici, ci incontriamo al punto d'incontro più tardi. Ok, va bene. Quindi dobbiamo andare al punto d'incontro non appena siamo pronti. Però, allora, non è sua la squadra di questo pianeta? E questi ancora in giro stanno? Bene, siamo arrivati al villaggio. Non è, ma quello non è dove è alloggiato il Galaxy Note? Alla fine era come dicevi tu, fratellone. Mi dispiace di non averti creduto. Non serve, non dire altro. Ecco la gente del posto. Salve! Vuole sapere dov'è la squadra di calcio del pianeta? E ci sta dicendo che è laggiù? il villaggio! Devono andare al villaggio, ma hanno sbagliato strada. Che bambini! Che bambini! Ok, io direi che possiamo anche andare direttamente a giocare a calcio, no? Ovviamente sono un po' contrastanti i sentimenti perché dice: scusa, ma se quello gioca a calcio, vuole scoprire le nostre tattiche di gioco. E quando arriverà la partita, ce lo mette nel capranzi. Quindi, no. E invece io dico sì, perché sconfiggeremo comunque. E stavo pensando che questo è un millepiedi. Che schifo.
Vanno arrosto? Dicevo, stavo pensando che per il post game c'è un bel po' di roba da fare e mi piacerebbe anche farla, però se dovesse uscire prima il gioco ufficiale in italiano tradotto da Level 5, bene. Se no, le faccio in giapponese, ma non leggo nulla. Vado direttamente alla partita perché ho visto che sono solo partite, ho visto quei punti esclamativi che vedete sullo schermo secondario. Faccio solo la partita e buon così, perché c'è anche un gruppo italiano, il Team Galaxy, di cui faccio parte anch'io, che stanno traducendo il gioco. Io non traduco in prima persona il gioco, ma diciamo che sono lo sponsor di questi ragazzi. Appena uscirà il gioco, siamo io e altri 3-4 youtuber, insomma, piuttosto influenti. Per quanto riguarda il panorama di Inazuma Eleven, e parleremo di questo gioco a tempo debito, perché ancora non c'è nulla di certo, siamo solo arrivati al quinto capitolo. C'è anche il gruppo ufficiale Telegram che vi lascio in descrizione, e lì vengono postati aggiornamenti di ogni sorta quando il gioco subisce un upgrade fondamentale. Quindi dategli un'occhiata se volete vedere. Potete solo vedere gli aggiornamenti, non potete commentare, fare altro. Però se avete Telegram, quando appunto il gioco riceve un upgrade, lì ci sono tutte quante le notizie. Il creatore del canale ha pubblicato già le tecniche, alcune tecniche tradotte in italiano, alcune hanno dei bug piccolini che già hanno sistemato. Comunque sia, lì trovate tutte quante le info quando il gioco subisce un major upgrade. Siamo arrivati al villaggio, ci sono i suoi ragazzi, banda. Volevo esplorare un pochino di più, ma a quanto pare questa era l'unica strada percorribile e si è attivato l'evento per conto suo. Questa è la Tonic Eleven. Piacere di conoscerti, noi siamo la Tonic Eleven e vogliamo giocare a calcio con voi. Sì, grazie del vostro benvenuto. Ok, sì, i giapponesi lo sapete come sono molto grazie, 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 prego, prego, prego. Sono molto gentili, molto cordiali, non come nei manga e negli anime che sono tutti quanti cattivi. Sono persone molto tranquille, molto calme. Poi ci sono sempre le eccezioni, ma non importa. Oh mio Dio, ma che animale è quello? Ok, si stava allenando questo tizio, Rokas. Locas, non mi viene in mente nessun animale. Si stava allenando con Tis. Mantis, Mantide, ok? Con Tide, si chiama Tide lei, in italiano verrebbe Tide, e non vedo l'ora di iniziare l'allenamento speciale con voi. Possiamo giocare insieme? Certo, ma come no? Facciamo una partita 5 contro 5. Ah, quindi non una partita vera e propria. Un 5 contro 5, certo, perché se dovessimo giocare un 11 contro 11, insomma, sarebbe un po' difficile la cosa. Abbiamo già affrontato una partita pesante, che erano molto più forti del livello 36. Se poi dovessimo affrontare loro anche prima della partita ufficiale, insomma, diventa davvero pesante la cosa. E dunque siete al villaggio di Latonic. È un posto che non vorrei mai visitare se non dovessi farlo per forza. Certo. La cosa però che non è dubbia è che lì c'è una quarta pietra. Ah, la quarta pietra. Quindi loro sono in possesso di una. No. Noi abbiamo tre pietre. Uno, due. 3. Lì c'è la quarta e ultima pietra allora. E anche loro le stanno cercando. E poi sei a corto di tempo. Tu sei solo un falso, quindi prima o poi ti scopriranno. Ah, lui è convinto che non lo scopriranno. Ma Osrock invece sì, dice: guarda che ti scopriranno. Arriverà presto. Chi? L'armata aliena che. Ma è il suo passato? Arriverà presto. C-c-c-c-c-c. Ogni personaggio cattivo di anime e manga ha una risata propria. E lui ovviamente ha. Oh, iniziamo a giocare, bene. Sacca, Yarose? Oh! Bene, esploriamo un altro pochino, tanto. Oh, foto. Mio Dio, quanto è grosso quel coso! C'era anche una carta di Yu-Gi-Oh! Che era una specie di insetto gigante. Carino. Oh, viva Penjigo! Compriamo un po' qualcosa qui. Perfetto, ho potenziato insomma i personaggi un pochino con le scarpe nuove, velocità e attacco. E niente, abbiamo fatto allora, possiamo andare avanti. Naturalmente per andare sotto bisognerebbe trovare un punto per scendere, che non è qui assolutamente. Vabbè, prima o poi lo troverò. Comunque sia, parliamo con
il capo e iniziamo questa piccola partitella a calcio. 5 contro 5, insomma, è piuttosto non mi chiamare tu, basta. E mettiamo Temma per forza. Per forza con noi deve stare Temma. È in campo? Sì, perfetto. JP è in porta. JP non è molto potente, ma ha una buona presa. Non male, quindi non mi posso lamentare. Troppo gasante. Gasa da far paura. La passa a Tis. This is the table. C'era uno in classe mia che non riusciva a dire THD. Diceva this is the table. E la prof si incazzava. Non so se lo faceva apposta, perché poi ha imparato. Da passiflora? I funghi. Ah, mushroom jump, mushroom dribbling. Fantastico. Ha un controllo di palla eccellente, ci credo. Hai visto quello che ha appena fatto? Oh, JP. Dobbiamo parare a tutti i costi, Mugenza Kando. Ma a saperlo. Mugenza Kando. Mi ricorda molto Tachimukai. Darren la chance. Ora, ma qui non rimbalza la palla? Ma non rimbalza. Questo pianeta ha una gravità strana. Non mi sono arrabbiato. No, però dico, ma scusami, prima rimbalza come non ci fosse un domani. E adesso non rimbalza. Ed era un campo in erba. Erba e terra, e dico, insomma, erba e terra, ragazzi, non è che vanno d'accordo per far rimbalzare la palla. Sul legno la palla rimbalza di più, ma non vorrei dire nulla, però. Ma insomma, io andrei con presa parata ardente. Un 100 ci arriviamo, un 100. Burning catch. Fortino JP, non mi aspettavo, invece. E adesso chi ti salverà? Il tuo dio non è con te. Parkour attack. Con l'aquilotto. No, falco pellegrino. Hayabusa significa falco pellegrino. E infatti si chiama Hayabusa il suo totem. Interessante comunque sia, non sono niente male. Forse non hanno una tecnica di tiro, o forse ci hanno fatto vincere per forza, per non farci scoprire le loro tattiche. Vi siete stancati, ragazzi? Loro sono freschi come rose. Forse non abbiamo bisogno di forza fisica e tecnologia. Non è un discorso normale. Sta dicendo che loro potrebbero anche vincere le semifinali. Molto particolare. È un piacere, Tis, trasmettere la mia abilità a te. Che succede? La sua vita è giunta al termine? È morta? Ah. Cosa? Ma era stata una partita a calcio. È morta perché... No. È morta perché si era stancata a giocare a calcio. Stando ai dati, la durata della vita della gente di questo pianeta è poco più di un mese dei giorni terrestri. Un mese. Perché ti sorprende così tanto? Tutti noi siamo fatti così. La media della vita è di un mese per alcune persone, mentre per altre addirittura un anno. Alcune persone invece non arrivano neanche a una settimana. Ma è terribile. Beh, in effetti gli insetti hanno vita breve, ragazzi. È proprio una cosa risaputa, però essendosi evoluti, sai. Io non sono triste. Ci siamo abituati. Sti cavoli. Forse a te sembra poco, ma in realtà per noi è tanto. Dopotutto il tempo scorre diversamente da una stella all'altra. Sì, in effetti forse per loro è tanto, mentre per noi effettivamente un mese è poco. E comunque sia, Locus ha lasciato la sua tecnica a un altro giocatore, quindi va bene così. Ma che va bene così?
passeremo la nostra conoscenza e le nostre tecnologie alla prossima generazione. Allora, continuiamo a giocare. Come se nulla fosse accaduto. Probabilmente da loro un giorno dura di più. Mentre se venissero sulla Terra morirebbero nel giro di poco tempo. Perché è anche strano che lui assimili tutte quante quelle informazioni, tipo sulle piante velenose, sulla natura, in un mese di vita. Allora come sta la regina? Ha continuato a opporre resistenza per un po', ma adesso si è calmata. Bene. Anche lei ride. Probabilmente Osrock è figlio suo, o nipote. Non avrei mai pensato che potesse accadere qualcosa di simile. E poi è incredibile che io non sapessi nulla del mio paese. Cosa dovrei fare ora? Non preoccuparti, Tsurugi. Devi tornare per questo paese, anzi, per questa stella. Devi tornare a potere, tornare a comandare questo paese, questa stella. E mo ragionano sulla vita di questi poveri, di questa povera stella. Quindi non dobbiamo meravigliarci se la vita del popolo di Latonic è così breve. Loro non provano alcun dispiacere nella morte degli altri. Forse qui il flusso del tempo è molto diverso, è come se avessero vissuto centinaia di anni nell'universo. Dal loro punto di vista invece siamo noi che viviamo poco, solo 80 anni. È una questione di sentimento, non di logica. Qual è la tua vita? Cosa? La tua vita? Quando ho sentito che sarei andato nello spazio non avevo la minima idea di come potesse essere fatto l'universo. Ma ci sono comunque andato solo perché dovevo proteggere la Terra. Già. Eppure siamo andati a Sandorias, a Sasanara e anche a Gardon. Ci sono tantissime persone nell'universo e tanti pianeti diversi. Tutte le persone dei pianeti che abbiamo incontrato hanno cercato disperatamente di difendere il loro territorio. Nell'universo non è giusto che qualcuno muoia. Tutti hanno diritto a vivere. Arion. Giusto. Ecco perché dobbiamo andare avanti e vincere le partite per proteggere quelle vite. Giusto. A proposito, che cosa ha Buddy? Non è andato in bagno? Cosa? È andato in bagno? Ah, si sta allenando. Ma c'è scritto toilet, quindi toilet e bagno? Pensavo che stesse davvero in bagno, invece no, sta solo ad allenarsi. Ti stai allenando? Posso farlo anch'io con te? Ok. Cosa c'è che non va? Banda, posso chiederti una cosa? Certo. La tua vita dura solo un mese? Com'è che me lo chiedi? Comunque sia, sì, la mia vita domani giunge a termine. Domani? Proprio così, domani sarà la mia ultima partita. Sarò là. Ed è anche la mia prima partita, sai? Cosa? La tua prima partita è anche... La tua prima partita coincide col giorno della tua morte. Che bello. E quindi ti sta bene così? Beh, è così che viviamo da sempre. La cosa importante è come hai vissuto e cosa hai fatto nella tua vita. Anche se giocherò una sola partita, penso che io debba dare il massimo. Banda. Buddy, cerchiamo di fare una bella partita domani. Certamente. E mi sa che la partita la facciamo anche noi nel prossimo episodio. È il giro della partita! Ma ragazzi, succedono troppe cose per poter riuscire a fare in un singolo episodio la partita. C'è troppa roba. Vabbè, intanto andiamo allo stadio, intanto. Succedono troppe cose. Non me l'aspettavo così lungo. Buona fortuna, allora. Perché? Probabilmente comunque sia Buddy in questa partita risveglierà il suo totem, dato che non ci è riuscito prima. Probabilmente, mo non ne sono proprio sicuro al 100%, però. E andiamo allo Starship Stadium. Un momento, ma ora siamo scesi qui sotto? Ora siamo scesi! Però ho capito come si fa a scendere qui sotto.
Ora ce l'ho chiaro, ho visto lì sopra com'è. È interessante. Molto interessante. Va bene, andiamo allo stadio intanto. Mi dispiace che debba fare più episodi per questo capitolo, ma non posso fare diversamente. Ah, non torna su questo? Strano, pensavo tornasse su da solo. Ok, questo ci dà un argomento. Non che ci serva, perché tanto non penso che recluterà qualcuno. Qui è così. Questa cos'è, una barca? Quello ci vuole sfidare. Dobbiamo andare qui, penso, qui sopra? Sì. Andiamo allora. Questo c'è i giocatori. Prendiamo questo. Sembra che vada in alto, ma forse va davvero in alto? Ah no, però non dovevo andare qui, io dovevo andare là sotto. Non ci avevo fatto caso che era lì sotto. Io pensavo che era qua sopra. Non ci stavo guardando per niente. Allora era qui, se non sbaglio. Sì. Cos'è? Ah! Tipo se... Era una specie di bruco gigante quello che è arrivato a prenderci, avete visto? E qui si terrà la partita. Lei che sta facendo qui? Si sta rilassando? Pronti! Vai, fai arrivare questo stadio. Sembra musichetta che pompa a palla. Pom, 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 pom. Sembra la marcia imperiale di Star Wars. Pa, 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 pa. Non la metto perché dopo copyright YouTube parte. Stack! E copyright, così arriva il secondo strike. Ciao ragazzi, ci vediamo quando finiscono gli strike dopo, se no. Ad agosto. Il primo strike termina ad agosto. È il primo che prendo. Cioè, mannaggia ai spagnoli. Mannaggia agli spagnoli, sì. Hanno contestato la mia contestazione e hanno buttato giù il video. L'episodio 12 hanno buttato giù. E non posso neanche ripubblicarlo perché ormai avevo cancellato il file. Comunque sia, anche l'avrei ricaricato, me l'avrebbero ricontestato un'altra volta. Sì, ho detto avrei e non avessi, ma avrei rappresenta una probabilità, quindi è giusto sia avrei e anche avessi. Da poi non lo contestavo a sua volta, perché sennò davvero due copyright, ciao ragazzi, proprio e davvero. Vediamo un po', va. Eccolo che arriva in campo, la Earth Eleven, pronta a combattere contro la Tonic. Ragazzi, siamo carichi, siamo caldi, siamo pronti. Ci hai, Sakai Des? È la semifinale e siamo davvero tutti quanti carichi. Proprio così. Siamo arrivati fin qui e non possiamo perdere. Dobbiamo salvare l'intera galassia. E voi ragazzi siete pronti? Questo è un punto di partenza. Banda, questa è la tua prima partita. Ottieni il potere. Cioè, se hai ottenuto il potere di qualcun altro. Insomma, stanno col fiatone, però sono riuscito ad arrivare alla partita. L'eroe arriva sempre in ritardo? Cosa? Come l'eroe? Quindi lui si definisce l'eroe perché il fratello gli ha chiesto... Ah, quindi ti sei perso di proposito prima. Sì, proprio così. Ma è ovvio, non è divertente se appari subito, no? Sei un grande fratello Ryugel. Lui vede il fratello come una specie di superstar incredibile. Vi aspettavo, signor Ryugel e signor Gundares. Voi venite da Fala Morbius. Sì, i fratelli sono arrivati in campo. Quindi giocheranno anche loro. E quelli chi sono? Beh, forse questi qui non hanno alcuna intenzione malvagia. Buddy. Perché ce l'ha con Buddy? Banda. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento da quando sono nato. Perché? Impegniamoci a fondo insieme. Entrambi, non insieme, entrambi. Bene, Cuggio, l'episodio termina qui e mi dispiace di non riuscire a fare la partita in questo episodio, ma...
Sono lunghissimi, davvero lunghi. Io vi ringrazio comunque per aver seguito questo episodio e spero che vi sia piaciuto nonostante l'assenza della partita. E vi ricordo inoltre che in descrizione trovate sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!